Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Bentrovati all'appuntamento con Viaggiando da parte di Monica Celegato, anche oggi pronti a portarvi, ma oggi veramente in un posto delizioso. Lo faremo tra pochissimo con la nostra ospite, prima vi ricordo però naturalmente il sito che è www.viaggiandoinradio.it. E adesso ve la presento, è la responsabile prodotto di Maraviglia Travel ed è Michela La Rossi. Buongiorno e ben trovata. Buongiorno Monica, ben ritrovata a te e a tutti gli ascoltatori. È veramente un piacere, Michela, riaverti, perché l'altra volta avevamo parlato di questa cosa meravigliosa con le mongolfiere, ma oggi parliamo di una cosa altrettanto meravigliosa che insomma non ha niente da invidiare a quella delle mongolfiere. A proposito, è andato tutto bene con le mongolfiere, sì? Sì, tutti quanti contenti, i nostri ospiti sono stati veramente soddisfatti e affascinati dall'esperienza che hanno vissuto. Ah, immagino. Anzi, chi può vedere il nostro sito Facebook, la nostra pagina Facebook, può trovare anche le immagini di chi ha vissuto quell'esperienza. Sicuramente la terremo aggiornata anche con altre, tutte le novità, dei pacchettini che via via descriveremo con queste puntate. Certo, ecco, e infatti anche quello di oggi, dico, non ha proprio niente da invidiare, perché parliamo di un periodo che insomma affascina ancora tantissimo ai giorni nostri, che è il Medioevo, e di un tour molto particolare. Però parlacene tu, Michela, di questo Medioevo a Gradara. Esatto, questa volta voglio portarvi a scoprire Gradara, che è un bellissimo paesino delle Marche, uno dei 100 borghi più belli d'Italia, conosciuto ovunque per il castello e per la storia di Paolo e Francesca, di questi due amanti, del loro amore eterno e immortale, che è stato cantato anche da Dante nella Divina Commedia e di tanti altri autori rimasti affascinati da questa storia. E vi voglio portare a scoprire Gradara in una atmosfera tutta particolare e suggestiva, che è quella del Medioevo. Ogni giovedì, infatti, nel periodo estivo fino al 9 settembre, Gradara rivive il fascino di un'atmosfera tutta medievale. Vi fa tuffare proprio in quell'epoca del fine 200 in cui erano vissuti appunto Paolo e Francesca. In sostanza, in cosa consiste, insomma, che cosa vivrà chi viene a Gradara in quel periodo? Esatto, diciamo che ad accogliervi all'interno di questo castello, della porta d'ingresso del paese, ci sarà il corpo di guardia vestita con l'armatura dell'epoca. Tra le vie del borgo, passeggiando tra le vie del borgo, capiterà magari di imbattersi di fronte alla corte maletastiana, con tutto il seguito di nobili, cortigiani, tamburini. Che meraviglia! Esatto, quindi ci potrà fare un incontro tu per tu con i duchi, le dame dell'epoca. Poi ovviamente ci sono anche tante taverne, tutti i ristorantini propongono menù con pietanze tipiche medievali, quindi certo, si potrà assaggiare menù a tema, e poi spettacoli vari, danze medievali, giocolieri, mangia a fuoco, spettacoli insomma di legati di a quel tipo. Periodo, certo. Beh, quindi sarà proprio come vivere una fiaba, Michela, perché proprio ci esatto. sei dentro, no? Esatto, si entra in un'altra dimensione, sì. In cui insomma è piacevole insomma immergersi e vivere insomma questo sapore tutto medievale. Okay. Poi ovviamente poi noi offriamo anche qualcosa in più, oltre a ecco. questa atmosfera medievale. Come se noi non proponiamo... bastasse, voglio dire, Michela. Già questo voglio esatto. dire, uno se l'è goduta alla grande, però voi no, ci aggiungete anche dell'altro, giustamente. Che sarebbe, ed è una cosa bellissima, peraltro. Esatto, allora noi suggeriamo anche una soluzione di soggiorno in un bellissimo relè benessere che si trova proprio all'interno delle mura di Gradara, con una vista privilegiata, proprio superba, meravigliosa, la più bella vista si può avere sulla rocca di Gradara, quindi un posto proprio da non perdere, e tutto un percorso d'amore, perché poi Gradara è un luogo
da segnalare per le coppie, certo. Soprattutto un percorso proprio centrato intorno alla storia d'amore di Paolo e Francesca, quindi ci sarà una guida esclusiva che accompagnerà le persone all'interno del castello, un percorso per i con camminamenti di ronda alle ore del tramonto, quindi si vive anche questa atmosfera particolare, certo. E poi termina con questo tour con una bella cena a lume di candele che può essere appunto per chi vuole anche organizzata con un banchetto proprio medievale, visto che queste serate è possibile usufruire anche di questo tema in sostanza. Io credo e che poi... abbinare il tour dell'amore immortale proprio nel periodo dove ci sono queste rappresentazioni medievali sia proprio il massimo, Michela. Esatto, quindi si vive veramente un'atmosfera da favola, si può essere un po' i Paolo e Francesca dell'epoca in sostanza. Certo. Poi questo comunque è un pacchetto che noi rendiamo disponibile tutto l'anno, mm-hmm. Quindi non è usufruibile soltanto in questa occasione si veste di una magia, di un'atmosfera tutta particolare, poi comunque chiunque durante l'anno può decidere di usufruirlo anche in altri periodi. Sì. Questo un po' in sostanza. Poi comunque all'interno della nostra offerta integriamo anche un percorso benessere, questo relè dove viene fatto il pernottamento offre anche una piccola area benessere dove è possibile avere uso esclusivo della sauna finlandese, un trattamento speciale a sale di ceria, quindi proprio un percorso costruito, fatto per bene, dove si può vivere benessere, cultura, gastronomia, romanticismo, fascino medievale, un'esperienza veramente a tutto tondo per restare ammaliati. Credo proprio di sì. Beh, insomma, quindi se volete abbinare questo tour dell'amore immortale, visto che insomma Gradara è proprio il paese di Paolo e Francesca, al Medioevo, insomma mi sembra proprio il massimo, e questo abbinamento lo si può fare fino al 9 settembre, però poi il tour dell'amore immortale, quindi per rivivere questa storia bellissima di Paolo e Francesca, si può fare durante tutto l'anno, giusto Michela? Mm-hmm. Perfetto, esatto. Quindi potete, datevi da fare, perché secondo me farlo entro il 9 settembre sarebbe il massimo. Basta andare sul sito, che è www.maravigliatravel.it, e lì trovate qualsiasi tipo di informazione, non solo su quello, esatto. Di cui abbiamo parlato adesso. Beh, insomma, Michela, vedi, avevo ragione a dire che sei assolutamente la benvenuta, perché ci parli davvero di cose fantastiche che tutti quanti immagino vorrebbero vivere. Quindi noi ti preghiamo di tornare prima o dopo. Ok, perfetto. Quindi vi aspetto tutti, mi raccomando, prenotate con anticipo, se altrimenti i posti comunque devono restare sempre limitati, siamo stretti con i tempi. Vi invito tutti a vedere i dettagli dell'offerta su Maravilla Travel, e grazie a tutti per l'attenzione, per l'interesse. No, grazie a te per quello che ci hai raccontato. Grazie Michela, a presto. Ciao Monica, ciao a tutti. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiandoinradio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it.